Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Oggi è una bella giornata, non mi devo più preoccupare del pullo perché ora mi rispetta, zii! Grazie a questo bellissimo coltello che ci siamo fatti. Ah no, scusate, l'ha fatto il mio amico, però questo coltello adesso me lo potrò sempre portare con me perché il vicino non mi darà più fastidio. Oh, come l'ho chiamato? No, non si chiama vicino, si chiama Petrenko. Scusatemi. Allora, vediamo se oggi è a scuola. Oh, scusa. Eccolo! Ehi! Ciao, il macchino! Ciao! Come stai? Tutto bene? Bene, non è che non stavi facendo il bullo con qualcuno, vero? No, ho chiesto scusa a lui perché per bene sono inciampato su di lui, promesso. Ma stai molto attento perché sennò guarda che ti succede, c'è un coltello, Ce l'hai ancora, ma non lo puoi buttare. Perché dovrei buttarlo? Tu eri il bullo, devo stare molto attento, ti devo controllare, devo guardare se fai il bullo ma con qualcuno. Io sono cambiato, non sono più bulli. Se le persone non cambiano mai. Io sono sempre bullo. Allora, dimmi, sì? che fai oggi? Stavo pensando di andarmi a comprare tipo di sigarette. Tu ne vuoi una? Che sigarette. Schifo! Che schifo! Sono buone le sigarette, dai, te ne do una dopo. Non accetto niente, non accetto le sigarette, che schifo! Dovresti vergognarti, capito? Ma a casa mia tutti fumino. Che schifo, non devi più farlo, fa schifo, fa male. Hai capito? Male? Perché dici che fa male? Perché sì, perché ti vendi tutto nero dentro e puzzi, è bruttissimo. Ma io non voglio puzzare. Allora basta. Non fumare. Ah, buon profumo, che sai tu. Vedi, perché io bevo tanta acqua. Plim plim. Ah, io pure bevo acqua a casa. Hai acqua visto vodka. Il mio nuovo video, per caso? Volevo parlare proprio di questi. Anche ti volevo parlare del video, l'hai visto? Ha superato gli 8000 mi piaci? Veramente? Sto chiedendo a te, li ha superati? È vero, controlliamo. Controlla. Aspetta, fammi guardare. No, aspetta, io pure. Aspetta, ma tu la tua testa è grossa, non ci capisco. La tua ti segui. Allora, pici. Oh mio Dio, hai ragione, ha fatto 8000 mi piace. Sì. Oh mio Dio, le ha fatti. Sì, sì. Oh mio Dio. Piove, entriamo subito. Entriamo. Bellissimo. Oh mio Dio, oggi è vero, c'ho l'interrogazione di matematica, mi sono dimenticato. C'è l'interrogazione della Nuni. Oh mio Dio, mi sono dimenticato. Mi sa che ti aspetta là dentro, di già, Mi raccomando, posa coltello perché se lo vede se ne guai, Oh mio Dio, ma che cosa fai? Chiudi la porta! Che piove! Chiudi la porta! Che piove! Allora, mi puoi dare qualche consiglio? Io non voglio andare a fare interrogazione di matematica, non so niente! Guarda, ti dico le verità. In realtà, anche se è la nonna, la mia nonna che mi fa la professoressa di matematica, faccio un pochettino schifo, sono un po' una schiappa pure io. Non capisco niente con tutti quei numeri! Non voglio prendere due! Ho già preso un due, mia madre mi ha scritto tantissimo! Sì, mi ha urlato, mi ha detto, ma l'ha tolto il computer, mi ha detto che non potevo più fare i video su YouTube. Sai così, visto che siamo amici, ti dico un segreto. Vieni, avvicinati. Segreto. All'orecchio, okay. Fermo. Va bene. Allora, ti dico un segreto. Qual è? Quando la Nuni ti chiederà quanto fa 2 più 2, sì? Rispondi 4. Sei sicuro? Funziona al 100%, ti metterà un bello voto. Funziona veramente? 100%! E l'ho testato io, veramente! Ok! Puoi provare, te lo chiederà sicuramente! Lei chiede sempre queste due domande a tutti i bambini della scuola! Sì! Bambini! Vai! Perché hai urlato bambini? Non lo so, no? Non capisco! Vabbè, dai, è suonata la campanella, devo andare! Ok, ciao amico! Oh mio Dio, siamo in ritardo, muoviamoci! Oh mio Dio, sono arrabbiatissima! Classe di matematica, eccomi! Che va là? Salve! Che sei tu? Sono il macchino! Il macchino? Aspetta, controlliamo! Ok! Ma io non vedo nessuno il macchino qua, quante volte ti sei assentato? Poche volte! Faresti meglio ora a sederti adesso! Va bene! Tutti carciofi siete dei carciofi! Che cosa fai tu lì in piedi, carciofo? Fatti a sedere!
Va, a sederti. Che cattivo, arrabbiatissimo. Vi interrogo tutti, vi interrogo oggi. Sì, avete capito bene, oggi interrogazione sorpresa. La sapevo. Ermacchino. Sì. Ma ti vedo tutto sciupato, ma tu mangi a casa. Ma sì, mangio. Tieni, prenditi una patatina, ma mangiala. Come? Tutto sciupato, tutto sciupato. Chi l'ha scritto 2 più 2 uguale papera? Cosa? Chi l'ha scritto? Sei stato tu, Ermacchino? No, no, io sono appena arrivato, mi ha visto, prof. Sono appena arrivato. Forse hai ragione, allora non sei stato tu. Qualcuno ha scritto, qualche carciofo schifoso ha scritto 2 più 2 uguale papera. Vi boccio tutti quest'anno. Vi boccio tutti all'obitorio, vi mando. Urla sempre la prof di matematica, sempre urla. Come ti chiami di cognome? Io non lo so. Mi chiamo Ermacchino. Che razza di bambino sei? Cioè, solo il nome. Siediti. Sì, eccomi. Volevo dire, stai all'impiedi. Ora ti interrogerò io. Cosa? Sì, interrogazione a sorpresa, hai capito bene. Tu hai trattato male mio nipote e ora ci penso io a te. Picchi, allora. Picchi, no, non hai studiato? Non so niente, Picchi, non voglio essere interrogato. Come non sai niente? Allora ti piazzo un bel duro. Aspetta, ok, mi faccio interrogare. Va bene. Hai studiato? No, non so niente. Allora ti piazzo 2. No, ok, va bene, mi faccio interrogare. Ok. Iniziamo con delle semplici espressioni. Sai cosa sono le espressioni? Le espressioni facciali? Oh mio Dio. Mio nipote Dimitri mi ha detto che tu sei bravissimo in matematica e che conosci tutti i segreti della matematica. Quindi, iniziamo. Vai nel tuo posto. Cosa ha detto quello schifoso? Prendi quaderno e penna e scrivi. Va bene. Portati. Allora, prendi il quaderno e penna e scrivi. Ok. Pici. 2. Pici? Per pipì 7.547.098. Ma non lo so io. Cosa hai, la calcolatrice? Fammi vedere. No, non c'è niente. Non c'è la calcolatrice. Perché allora, ti sei giù la calcolatrice? Fai il calcolo. 2 per 2 più cosa? Non mi ricordo. 2 per ho detto di scriverlo. Perché io ora non me lo posso ricordare con la memoria che c'è la nonna. 2 per quanto fa? Non lo so. Come non lo sai? Non lo so. Pure un asino riuscirebbe a fare quel calcolo. È facilissimo. Allora chiama quell'asino, se lo sa fare. Io non vedo nessun asino qua. Va bene, ti vado a piazzare un bel duro. No, altre domande, dai. Te ne faccio. Ok, vai, torna nel tuo posto, subito. Va bene. Pilare, march. Ok. Allora, questa sarà un po' più semplice, visto che ti vedo un pochettino stonato. Va bene. 9 diviso 4.559. 4.559. Cosa? Non lo so io. 4.599. Forza, se me lo ricordo io che c'ho una nonna. Forza. Ma perché è così difficile matematica? Perché? Vabbè, ti vado a piazzare un bel... No, aspetta. L'ultima. Questa la rispondo, per favore. Sei sicuro? Sì. Ok, vai nel tuo posto. Ok. Questa qui è il mio cavallo di battaglia. La faccio sempre come ultima domanda. Sei pronto? Oh no, sarà super difficile. Io non saprò niente. Prenderò 2, mia madre mi scriderà. Che è super difficile. Allora, mia mamma mi scriderà e non potrò più andare a fare i compiti video su YouTube. Con chi stai parlando? Con nessuno. Ok, sei pronto alla domanda? Sì. Anzi no, non te la faccio. Perché? Te la faccio o non te la faccio? Dai, fammela! Te la faccio! Sì! La domanda è... Sei pronto? Sì! Pronto? Sì! Calcolatrice? Non ce l'hai. Bene. Non ce l'ho la calcolatrice! Basta! Vedi quello che c'è scritto nella lavagna? Sì, cos'è scritto? 2 più 2 uguale papera. Quella è una menzogna scritta da un carciofo come te. Quanto fa 2 più 2? Oh mio Dio! È il segreto di Petrenko! Ci sei? 2 più 2 fa 4! Ha indovinato, ma sei bravissimo! Sì! Sei bravissimo! Ti metto 10! Ti metto 10! Oh mio Dio! Ti metto 10! Oggi potrai andare a casa e dire a tua mamma che hai preso 10 in matematica con la nonna, con la professoressa Petrenko! Oh mio Dio, ho preso 10 in matematica! Impossibile! Ermacchino risponde a tutte le domande. Oh mio Dio, l'ho scritto veramente!
Oh, allora, te lo sei meritato, hai studiato, sei stato un bravo alunno. Sei un carciofolo stesso, però sei stato un bravo alunno. Oh mio Dio, mia madre sarà veramente felicissima, sì! Oh mio Dio, c'è il mio amico dietro la scuola, andiamo subito a salutarlo. È stato grazie a lui se siamo riusciti a fare tutto. Amico, ciao! Pietreddo, come stai? Ciao! Ciao amico! Ciao signor White, ho risolto tutto grazie a questo coltello, grazie, bellissimo, ha funzionato. Ah, hai risolto con quello bollo schifoso, vieni, sì, qua, vieni, ha funzionato. Racconta. E sono andato in bagno, gli ho tirato il coltello e ho detto basta, non devi più fare il bullo e picchiare i bambini, se no ti uccido. Hai fatto bene, finalmente ora ti rispetta. Sì, ora c'ho il rispetto. Sì. Scusami se sono un po' pensieroso oggi, ma... Che è successo? C'ho tanto nella testa, c'ho da fare con un nuovo mostro. Picchi? Un mostro che mangia i bambini. Picchi? Che ne so, Picchi, perché è nato così, è terribile, distruggerebbe il mondo intero. Oh mio Dio! Lo so, lo so. E dove si trova? Si trova sempre nelle soffitte dei bambini, non so perché, ma nasce lì. E qualcuno lo ha risvegliato, non capisco. Oh mio Dio! Ora si trova nella cantina della scuola! Può essere, non lo so sinceramente. Sto aspettando cantina. Una chiamata per sapere dove si trova. Oh mio Dio, c'è un mostro a scuola che mangia i bambini! È terribile, è terribile, lo so. Aspetta! Dimmi. Come si chiama il mostro? Un gnagnagnemo. Epico.